Intanto buongiorno a tutti. Una piccola parentesi, devo dire che essere qua sotto l'immagine di Ettore Scola, questa bellissima immagine di Ettore Scola con questi occhialini per il 3D, di un uomo che riusciva a trattare la materia umana in un modo così semplice da un lato e complesso dall'altro, beh, insomma, mi sembra un bel padrino che ha questo festival quest'anno e che tutto sommato torna. Eritemi l'altro giorno che dicevi che tanto cinema americano si è ispirato. Esatto, parlavamo con Miriam, ha detto tutto Miriam, no, tutto quello che dico l'ha già detto Non Miriam. sembra, io nelle premesse non sembro, però ogni tanto qualcosa la dico. Però tanto cinema americano ringrazia il cinema italiano di questo periodo proprio, il cinema di Scola, di Fellini, di De Sica, di Visconti, eccetera, eccetera, di Petri. Di grandissimi sceneggiatori che adesso di Rosi, vabbè, insomma, non ne dimentico troppi. E prima si parlava del genere di questo film, effettivamente, cioè il lavoro che hanno fatto Simone e Giulia scrivendolo è proprio quello di passare attraverso la verità senza perdersi le occasioni più spettacolari o di commedia umana che ci potevano essere in questa storia. Ecco. Credo che il grandissimo Ettore Scola sia stato un esempio clamoroso di questo percorso e che noi abbiamo una grandissima tradizione che oggi ci torna sicuramente anche da altre cinematografie, soprattutto attraverso un cinema indipendente di altre cinematografie, che sono quindi più libere di raccontare al di fuori di certi schemi narrativi. E credo che questa sia la forza di una certa narrazione che oggi il cinema italiano sta ritrovando proprio, cioè negli ultimi anni ci si diverte molto di più con il cinema, però senza perdere di vista i personaggi. Mi sembra che, insomma, poi qua abbiamo un produttore che ha prodotto tantissimi autori di queste nuove generazioni. Comunque, tornando a questo discorso, quando si trova un copione del genere, è sempre effettivamente, come dicevi, un dono, sia per il personaggio ma proprio per il progetto, perché ci si rende conto che è un progetto che è composto da tutta questa serie di elementi che lo rendono un progetto con certe prerogative. Alle volte magari c'è un personaggio bellissimo ma nel copione è sbagliato, faccio per dire. Quindi trovarsi è come trovarsi nel contesto giusto. Tutto rema nella direzione della riuscita giusta del personaggio. Quindi, anche il lavoro che si può fare da soli, di preparazione, che poi diventa quello che si condivide prima con Simone, poi con Miriam sul set, lo sguardo del produttore, cioè è un grande lavoro di squadra, quindi è verissimo quello che dici, grandi doni nel contesto giusto, secondo me, perché dovunque ci si giri si sa che si ha un supporto. E questa cosa secondo me racconta effettivamente di un cambio che sta avvenendo, dove gli attori possono ricevere dei doni così, perché a volte in altri anni la recitazione era vista con grande sospetto, no? No, meno, meno, no, meno, meno, no, teatrale, no, meno. Invece qua, di più. È da qualche anno che in alcuni personaggi la fortuna è che mi dicano no, no, di più, molto di più. Ed è bellissimo. È una grande soddisfazione. Cioè, cominciare un film dove la prima scena è puoi spaccare tutto. Puoi distruggere tutto e dopo che l'hai fatto una volta te lo facciamo rifare e poi ancora, perché poi Simone, che poi te lo fa rifare, no? Però cioè, è liberatorio, bello, è massimalista, ecco. Quindi questo di questo film è stato forse il dono maggiore per quanto mi riguarda. Grazie.